per tutta la stagione invernale abbiamo visto Benedetta Parodi condurre a braccetto con la sorella Cristina Domenica in Non è stato un successo, né tanto che si vociferano già nuovi nomi per guidare lo storico programma della domenica di Rai 1, ma abbiamo senza dubbio conosciuto meglio la zia Bene, che eravamo abituati a vedere dietro i fornelli, tra un famoso salvacena e una ricettina sfiziosa da preparare in pochi minuti. Come Cristina, Benedetta ha stile. È una bella donna, curata, ben vestita e sempre sui tacchi 12. È la moglie del giornalista sportivo Fabio Caressa, la mamma di tre splendidi figli, Diego, Eleonora e Matilde, e ha anche un altro fratello, Roberto, anche lui giornalista oltre che autore di video su vita e motocicletta. Non ha bisogno di molte presentazioni Benedetta, ma ricordiamo anche che ha scritto diversi libri di cucina diventati poi bestseller. Quello che finora ci era sfuggito era il suo fisico stratosferico in costume. A 45 anni e dopo tre figli. Vi ricorda qualcuno? Certo che sì! La sorellona Cristina, che d'estate regala spesso foto in bikini e in topless ai paparazzi appostati a Formentera. Continua dopo la foto, dopo aver visto una delle ultime foto postate da Benedetta su Instagram, possiamo dire con certezza che anche lei ha un personale da fare invidia. Il segreto? Come riporta Gioia, lo ha rivelato la stessa conduttrice sui social. Tra uno scatto di un piatto, di uno shovkoking e di una giornata passata in compagnia della sua famiglia. Infatti, da qualche settimana la reginetta delle ricette in TV ha incominciato a pubblicare anche sessioni di allenamento che, a vederla in costume, hanno dato grandi risultati. Guardate che gambe toniche, che braccia scolpite e che addominali definiti. Non c'è un centimetro fuori posto. E brava la zia Bene, che ha raccolto decine di commenti estasiati. Continua dopo le foto, sei bellissima. Complimenti per l'ottima forma, che stacco di scioscia, hai proprio un bel fisico, fai bene a mostrarlo. Si legge sotto lo scatto in costume e t-shirt lunga. Semplice ma super chic, come sempre. Non deve essere stato un autunno-inverno facile per lei, perché l'avventura a due a domenica in, come detto, non ha avuto il successo sperato. Ma dopo aver rinfrescato il taglio di capelli, a proposito, non sta benissimo così, e viaggi, la primavera deve essere stata all'insegna del fitness, sempre a giudicare dai suoi post di sessioni casalinghe, e non, di TRX, il training funzionale che affida a due tiranti la tonificazione, sottolinea sempre Gioia. L'estate? La prova costume, intanto, può già dirsi superata. E ha pieni voti,